Benvenuto Riperiani in questa nuova puntata di questo canale. Oggi è la prima puntata del corso di teoria di Riperiani, ossia che cos'è il suono, come viene digitalizzato. Iniziamo bene. Che cos'è il buffer, che cos'è il jitter, che cos'è il dithering. Tutte queste cose, diciamo che secondo me non sapete dai commenti che mi arrivano e dai messaggi privati che ricevo in posta e su Facebook. Non lo sapete tanto bene quella roba qua e sono qui pronto per dirvelo. Cosa che farà arrabbiare molti è che tratterò questi argomenti non dal punto di vista accademico, quindi niente paroloni da ingegneri elettrotecnici dei miei coglioni, ma sulla pratica, quindi userò degli esempi pratici, userò anche dei termini, passatemeli, sbagliati, ma che siano forti e chiari, anche per uno che non ha fatto una preparazione come io, che sono perito informatico e che quindi ho fatto anche elettronica, o come un ingegnere che ha sicuramente una preparazione migliore della mia. Quindi, se volete lasciare un commento con le vostre precisazioni nel vostro gergo super tecnico, lasciatele pure nei commenti sotto queste puntate, sono sicuro che qualcuno le leggerà. Io no. Iniziamo! Puntata 1. Allora, partiamo proprio dalle basi. Che cos'è il suono? Il suono è vibrazione, ossia è l'aria, le particelle dell'aria che avete intorno in questo momento che state respirando, che vibrano, causate da, diciamo, qualcosa che le muove. Ok? Che può essere uno strumento musicale, che può essere una cassa, che può essere un impatto contro il tavolo. Queste vibrazioni come vengono misurate? Le potete misurare in ampiezza, quindi quanto sarà forte il suono, e in frequenza, ossia quanto sia alto in pitch, come se fossero le note di un pianoforte, o quanto sarà basso. Se le note sono basse, quest'onda sarà lunga, se le note sono alte, quindi la parte destra del pianoforte, queste onde saranno molto strette. Ora arriva il problema, fra che cazzo ce ne frega? Questo ci interessa perché andiamo a spiegare le cose che bisogna guardare in una scheda audio, ossia come riesce a catturare queste vibrazioni, tramite un microfono ovviamente. Quindi facciamo tutta la catena, il suono viene generato e si crea quest'onda di energia nell'aria, tipo onda energetica, dico. Questa energia colpisce il microfono. Il microfono, reagendo a questa energia, genera della corrente, ok? Poca, pochissima corrente, però la genera, che appunto andrà a poi essere incanalata nel cavo microfonico e poi verso il nostro mixer o scheda audio. E qui c'è il primo punto, diciamo, chiave, ossia un microfono è molto bello se riesce a convertire questa energia che arriva dall'aria in un segnale di corrente che sia molto simile alle stesse onde che c'erano nell'aria. Quindi abbiamo microfoni che saranno incredibilmente precisi e ci daranno la perfetta riproduzione della vibrazione che colpisce le nostre orecchie. Lui riuscirà a creare una cosa molto simile nella corrente, per questo che alcuni microfoni costano moltissimo. Un microfono da misura della Brüllenkier o della DP Audio, quale sarà il loro nome adesso, costano tipo 2000 euro. Perché? Perché riescono a riprodurre molto fedelmente questa cosa. Serve veramente nel mondo dell'home studio? No, ci basta una roba che fa il suo mestiere e che la porti a casa. Quindi continuiamo questa strada. Questa corrente entra nel microfono c'è già una prima parte di amplificazione. È per questo che i microfoni, ad esempio a condensatore, richiedono una corrente che si chiama 48 volt o phantom power per dare corrente al circuito interno del microfono e lì poi anche per dare corrente alla capsula, ma lo vediamo più tardi. Quindi c'è una prima parte di amplificazione, che poi viene, questa corrente viene mandata verso la scheda audio. Sulla scheda audio, qui iniziano la roba un pochino più complicata, un mixer. C'è un primo stadio, che è l'impedenza d'ingresso della scheda audio. Avete spesso letto quella parolina IZ o low Z sulla vostra... scheda audio. Un ingresso a bassa impedenza è quello microfonico o di linea. Non vi sto a stressare sull'impedenza, cioè quanto è resistente il circuito al passaggio della corrente, tutte quelle, no, chi se ne frega. La roba da sapere è questa: alta impedenza, ingresso per le chitarre; bassa impedenza, ingresso microfonico. Poi, dopo questo primo stage, c'è il preamplificatore. Il preamplificatore è
quella parte della vostra scheda audio che prende quella piccolissima corrente che ha creato il vostro microfono e la amplifica affinché il segnale possa essere leggibile. Perché è molto difficile leggere un libro che ha i caratteri a 9, il preamplificatore ti fa un bel 24, magari un grassetto o corsivo, in modo che sia più leggibile. E voi direte, leggibile da cosa? Leggibile dal convertitore, ossia quella parte della vostra scheda audio che converte questo segnale, che in questo momento è un'onda di corrente che fa da più al meno, in numeri. Questo fa un convertitore. Lui prende quest'onda e vi dà una serie di numeri. Quanti numeri? Questo dipende. Se vi ricordate prima, quando abbiamo parlato della frequenza e dell'ampiezza di un suono, l'ampiezza del suono viene misurata in 16, 24 bit, 8 bit se è una roba vecchissima degli anni 80 o 12, però è quello che vi serve per misurare a che punto è nella verticale, quindi quanto è forte questa vibrazione che sta arrivando. Quindi se avete 24 bit avete molti livelli di decisione, 16 un pochino meno. Invece la frequenza viene data da quante volte noi misuriamo questa vibrazione, perché le vibrazioni sono sempre riferite rispetto al tempo. Quindi ad esempio vi do una frequenza base, il vostro lettore CD, se ne avete ancora uno, non ce l'avrà più nessuno, fa 44.100 misurazioni al secondo del segnale che entra. Il vostro computer 48.000, ad esempio Windows gira a 48.000 misurazioni da 16 o 24 bit al secondo. E questo qui perché ci interessa? Perché finalmente riusciamo a capire il perché di un po' di problemi. Ad esempio, se arriva un segnale molto complesso, ci servirà molta risoluzione, perché magari in alcuni punti può essere molto 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 forte e quindi dobbiamo andare a usare bit, diciamo, in alto. E a volte potrà essere invece molto molto basso e quindi andremo a usare pochi numeri. Quindi il nostro convertitore ci dice: ok, ho appena preso 44.100 misurazioni della corrente che mi entrava in ingresso e questo qui è il tuo numerino. Che cosa ce ne faremo? Lo vediamo poi. La cosa da non dimenticare è che prima di questo convertitore, che è sì digitale, c'è comunque una parte analogica subito dopo il preamplificatore. È molto importante perché? Perché ogni stadio analogico ha uno zero, ossia ha un punto per cui, ehi, fino a qui riesco a leggere bene la corrente. Oltre quel livello di corrente, quindi se entrate troppo forte, inizierà a fare un po' di robe strane, perché i suoi condensatori, le sue resistenze, tutti i suoi componentini carini piccini faranno casino, si scaldano, reagiscono in modo non proprio perfetto, perché la vita è imperfetta, questo lo sappiamo bene purtroppo. E quindi è molto importante sempre far entrare la corrente la corrente che arriva dal microfono nella vostra scheda audio al livello giusto. Qual è questo livello giusto? È un dato molto comune per attrezzature da home studio, il meno 18 dB. Meno 18 è quello che è considerato lo zero della vostra scheda. Se i vostri picchi vanno oltre meno 18, andrete in quella zona della scheda audio dove i componenti si comportano in modo meno lineare, magari il suono è più interessante, questo non lo so, dipende molto dalla tua scheda. Ad esempio le Audient rispondono molto bene se entrate forte nei loro preamplificatori, nella mia Alesis se entri forte il suono fa cagare, bisogna entrare più bassi. Dopo questo stage si va alla parte appunto della DC, cioè della digitalizzazione del suono, tramite 44.000 o 48.000 misurazioni di questa corrente al secondo. Differenze tra 16 e 24 bit, capite molto bene che questi sono numeri integer, si dicono in termine tecnico, ossia numeri da 0 a 65.000 bla 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 o non so neanche quanti sono in 24 bit. In poche parole cos'è? Più numeri avete, più grande è il vostro numero massimo, maggiore sarà la risoluzione, ossia i gradini in cui la vostra DC misura il vostro segnale.
Perché è importante? Perché in questo modo potete avere quello che viene considerato, sulle, se guardate le specifiche tecniche delle vostre schede audio, il range dinamico della vostra scheda audio, ossia la distanza tra il suono più forte che potete registrare e il suono più debole che potete registrare prima di incappare in un sacco di casini tipo rumore di fondo o distorsione armonica. Quindi perché si registra a 24 bit se poi il CD è a 16 e se il nostro computer va a 16 bit? Perché in fase di elaborazione poi capite che in mix possiamo alzare, abbassare, comprimere, limitare, mettere riverberi, quindi è sempre meglio avere più risoluzione di quella del media finale. È come fare una foto col telefonino e usarla come sfondo, oppure fare una foto con una reflex e usarla come sfondo del vostro telefonino. Quale delle due si vedrà meglio? Quella con la reflex, anche a parità di ottiche, adesso non andiamo a trovare strane. Però maggiore risoluzione ci permette poi di lavorare meglio il file e andare poi nel media finale sicuramente con un'immagine migliore. Poi qui entra in gioco il buffer. Oh, finalmente capiamo cosa minchia è il buffer che dovete mettere a posto nei vostri driver ASIO o VDM, quello che usate. Il computer non può leggere questa quantità di numeri incredibile che entrano nella scheda audio volta per volta. Non è che può mandare un omino a prendere uno dei 44.100 misurazioni e portarla tutte le volte al processore. Quindi decidono di fare dei vagoni. E quindi loro ti dicono: fammi un buffer da 512. Che cosa significa? Significa: prendi 512 misurazioni che hai fatto, delle 44.000 che fai al secondo, fai un vagone e spediscimelo, così dopo almeno faccio tutto assieme. Questo è il buffer ed è quello che introduce la latenza nell'ascolto del vostro computer, perché dovete immaginarvi il vagone che sta lì ad aspettare 512 campioni, poi lo prende e lo porta dentro il computer tramite USB, firewire, qualcosa. Quindi buffer basso vuol dire sto lì ad aspettare meno o meno latenza, però il computer fa più fatica perché deve leggere molte volte questo buffer. Se invece fate dei buffer grossi, ovviamente il trenino si deve fermare più a lungo al porto ad aspettare che arrivino tutti i sample, però poi stresserà il processore una sola volta per portargli tutti i dati. Non male questa qua, come mi è piaciuta come roba. È forte, sei forte cazzo. Mi segui fino ad adesso? E questa è la fine della prima puntata di Reaperiani, come si chiama questo qui? Academy? Teoria? Nella prossima puntata parlerò invece di come il segnale sta dentro Reaper o la vostra DAW di fiducia e come poi esce. Poi parleremo di impedenza delle cuffie, parleremo di come le orecchie si adattano a quello che sentono e parleremo di microfoni e nelle prossime puntate parleremo di Dieter, di tipi di cavi, tipi di collegamenti, bilanciato, sbilanciato, di AI, parleremo di ground loop, parleremo di altre tante cose. Ringrazio tutti i Patreon che stanno rendendo economicamente possibile questo mio sforzo tecnico nella produzione di tutti questi contenuti su YouTube. Vi ricordo che la serie integrale che state vedendo in questo momento a puntate, quindi settimana per settimana, è invece disponibile per intero su Patreon, già completa se volete fare tipo Netflix binge, oppure niente, se non volete cacciare l'euro potete aspettare settimana prossima. Ci vediamo settimana prossima.